avremo uno stilista libico, avremo due stiliste italiane e avremo anche, come ogni anno, un momento dedicato agli abiti della grande tradizione orientale. Avremo una stilista italiana che è nata a New York, di madre americana e di padre catanesissimo, e lei vive a Catania. Si chiama Arcangela Aiello e propone una collezione che si intitola I fiori dell'Islam e che è dedicata per intero al ruolo della donna nella cultura islamica. E parte lei da una sua lettura delle tradizioni profetiche del Corano, nelle quali ha individuato sia un aspetto legato al fatto che gli uomini e le donne hanno uguali diritti, si legge proprio nel Corano, e ha anche individuato almeno 15 punti liberatori di un approccio equilibrato in cui l'Islam non avvalora per niente la discriminazione sessuale.
Chiara cerca di individuare nel mondo arabo uno o due nomi sui quali noi puntiamo, perché crediamo che abbiano delle chance per riuscire ad affermarsi in un contesto internazionale. In questi anni abbiamo avuto delle belle soddisfazioni, perché gente come Ani El Deairi, che oggi in Egitto è veramente molto molto quotato, tanti altri stilisti che sono passati come Shaima El Mansouri, la Sheikha che in Bahrain è veramente protagonista di alta moda, Ali Beydoun che sta crescendo bene, giovane che lavora tra il Libano e il Qatar, sono tutti giovani che abbiamo scelto in questi anni e devo dire che poi ci danno delle belle soddisfazioni, Damia Binader e tanti altri. Beh, quest'anno è arrivato il momento di presentarvi un amico che arriva dalla Libia. Lui è stato il primo stilista libico ad aver studiato presso l'Les Modes International di Parigi, città in cui ha anche aperto il suo primo atelier. Dopodiché si è trasferito a Beirut, che sapete essere la città più importante con il distretto moda nell'area dell'appunto medio orientale. Ha sempre sognato di stilare in Italia e questa è la sua prima occasione. E sapete perché l'ha sognato? Perché i suoi stilisti preferiti sono Valentino, Versace e Ferré. Beh, mi pare che sia una bella triade quella che lui ha scelto e ha già realizzato due collezioni presentate a livello internazionale. All'Orienta presenta in anteprima la sua nuova collezione intitolata Libero come il vento, creazioni leggere ed armoniche che esprimono simbolicamente l'agognata libertà espressa attraverso un trionfo di colori. E la moda dalla Libia di Nabil Younes.
questi abiti sono veramente